Iniziamo con l'oggetto numero 5, interroga il consigliere Fora e risponde l'assessore Coletto. Attuazione della deliberazione numero 281 del 2022 dell'Assemblea legislativa, promuovere l'assunzione degli psicologi all'interno del Servizio Sanitario Pubblico Regionale. Utilizzo risorse legge di stabilità 2022. Prego, consigliere Fora. Grazie. Buongiorno assessore Coletto. Ripartiamo facendo una brevissima storia sull'oggetto dell'interrogazione che abbiamo affrontato in quest'Aula il 22 novembre, quando l'Assemblea legislativa ha approvato una mozione all'unanimità che ho presentato, tesa a promuovere l'assunzione degli psicologi all'interno del Servizio Sanitario Pubblico mediante le risorse che sono state stanziate dalla legge di stabilità del 2022. Peraltro la notizia e anche l'atto approvato all'unanimità è stato molto apprezzato all'interno del comparto sanitario. Di quest'atto abbiamo tracciato un po' le date e abbiamo verificato che in data 6 dicembre è stata ufficialmente trasmessa alla giunta regionale l'atto protocollato per l'attuazione. Credo che non serva ribadire ulteriormente l'importanza, soprattutto dopo 2 anni di pandemia e delle relative restrizioni alla socialità, della figura dello psicologo come sia supporto, al presidio del benessere, ma anche come intervento di cura e di sostegno ai tanti giovani e non solo, che hanno molte difficoltà all'accesso oggi al servizio sanitario pubblico in relazione agli interventi psicologici. E di fatto anche l'importanza del rafforzamento di questa figura, non a caso, è stata definita e decisa dal governo, che appunto nella legge di stabilità aveva stanziato 39 milioni di euro per il reclutamento straordinario di psicologi nel servizio sanitario per il biennio. Di questa cifra all'Umbria sono stati assegnati per il 2022 593 mila euro, somma che da legge di stabilità andava impegnata entro l'anno, pena il disimpegno, in quanto era una somma stanziata in termini vincolati. La delibera che abbiamo approvato attraverso la mozione impegnava la Regione a favorire e attivare tutte le procedure idonee affinché queste risorse fossero utilizzate, coinvolgendo nella programmazione le rappresentanze professionali delle aziende, le rappresentanze professionali e le aziende sanitarie che sono le destinatarie e ovviamente anche i soggetti che dovevano attuare la deliberazione. Non abbiamo avuto notizie di ciò che sia avvenuto e quindi l'oggetto dell'interrogazione verte su questo. Io in data 20 dicembre ho sollecitato anche l'attuazione della mozione mediante una lettera sia all'assessore che al direttore regionale senza avere riscontri, e quindi con questa interrogazione si chiede quali azioni sono state messe in atto per dare seguito alla delibera assembleare 281 del 2022, che è la mozione presentata e approvata all'unanimità, e se non fosse stata attuata, cosa che ovviamente non auspico e spero che non sia avvenuta, come si pensa di evitare l'eventuale perdita delle somme messe a disposizione dalla legge di stabilità 2022, e quindi se ancora ci sono degli interventi da fare, come si intende agire e con quali tempi per non perdere queste risorse. Grazie. Grazie al consigliere Fora, per la replica l'assessore Coletto. Grazie Presidente. L'articolo 1 del comma 290 della legge 234 del 21 ha portato modifiche all'articolo 33 del DL 73, servizi territoriali ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenza e reclutamento straordinario di psicologi, prevedendo risorse anche per l'anno 2022. Tali risorse destinate al reclutamento di psicologi per l'anno 2022 ammontano ad euro 296.987, come riportato dall'allegato 6 tabella D dell'articolo 1,291 legge 3221-234. Ad integrazione del DL 73
il DL 228 ha incrementato le suddette risorse per un ulteriore importo pari a 74.367, integrazione e finanziamento per l'anno 2022 di cui la tabella D, reclutamento straordinario di psicologi contenuta in allegato 6, legge 30 dicembre 2021. Stante al quadro normativo di riferimento, solo in data 21 dicembre 2022 è stata sancita l'intesa Stato-Regioni concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2022, atto che definisce cornice finanziaria di riferimento ai fini della programmazione dei correlati fondi e l'iscrizione degli stessi nel bilancio di previsione 2022. La Regione Umbria, pertanto, in data 21/12/2022, ha adottato la deliberazione 1366 avente ad oggetto risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2022. Variazione bilancio di previsione 22/24, esercizio 2022, ai sensi articolo 3, legge regionale 30/12/2021, numero 19, e degli articoli 20 e 51 del decreto legislativo 118/2011. Con tale atto è stata disposta l'iscrizione per l'intero finanziamento previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative. Finanziamento che sarà oggetto di prossima assegnazione alle aziende ASL regionali. Come già evidenziato in risposta all'interrogazione 1508, sempre 2022, le aziende territoriali ASL numero 1 e numero 2 nel corso del 2022 hanno attivato contratti di lavoro autonomo con psicologi rispettivamente il numero 7 e il numero 4. Grazie. Prego, consigliere Fora. Grazie assessore della risposta. Francamente si sentiva male, quindi ho provato a interpretare un po' le frasi. Mi pare di aver compreso che entro l'anno siano state impegnate le risorse, questo anche proprio appunto per evitare il disimpegno, e che nelle prossime settimane le aziende sanitarie sotto il coordinamento della regione procederanno alle procedure per l'impegno. Quindi bene, la ringrazio della risposta, con la raccomandazione, perché in altre occasioni abbiamo purtroppo constatato che non sempre le aziende sanitarie, che ricordo essere a tutti gli effetti partecipate e controllate dalla Regione Umbria, ma si muovono nel loro livello di autonomia sia economica che organizzativa e procedurale, e ci sono in alcuni casi qualche problema di comunicazione tra il livello regionale e le aziende territoriali. Ecco, mi auguro che questo non sia il caso e che quindi le aziende procedano in maniera veloce e efficace, come lei ha oggi testimoniato, ad attivare le procedure utili per valorizzare risorse e quindi mettere in campo servizi. Grazie. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 6, richiesta chiarimenti della Giunta circa l'interruzione del trasporto di una paziente verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Interroga il consigliere Pastorelli, la replica all'assessore Coletto. Sì, grazie Presidente. Purtroppo parliamo di un episodio increscioso successo diversi giorni fa. Mi limiterò a leggere per magari non intercorrere in qualche intercalare poco piacevole. Comunque, considerata la recente notizia, quindi riportata dagli organi di stampa, con riguardo alla paziente di 64 anni di Piegaro, che nel fine settimana, dopo aver accusato seri malori, è stata portata in ospedale a Castiglion del Lago, ove dopo essere stata sottoposta a TAC ed elettrocardiogramma, le è stata prescritta una visita d'urgenza presso il reparto otorino di Perugia. Tenuto conto del fatto che a seguito del persistere dei forti dolori nei giorni seguenti, i familiari della donna hanno ritenuto necessario contattare il 118 per trasportarla d'urgenza in ospedale, e a tal punto sembrerebbe, da quanto ricostruito dal loro racconto, che su indicazione degli operatori parasanitari sia stato optato l'ospedale di Perugia per maggiore disponibilità di personale ed attrezzature. Considerato quindi quanto denunciato dalla figlia della paziente ai carabinieri della stazione di Tavernelle, ovvero
che a metà del tragitto l'ambulanza intervenuta ha arrestato la propria corsa, in quanto il trasporto non sarebbe, ripeto, stato autorizzato dalla centrale operativa se non a carico della paziente stessa. Tenuto conto delle modalità incresciose e allo stesso tempo pericolose con cui la paziente è stata letteralmente scaricata dal mezzo di soccorso nel parcheggio di una stazione di servizio situato lungo via Piegagliola, ove le è stato sfilato l'ago dal braccio, tolto il collarino e le è stato fatto firmare un foglio di dimissioni volontarie, nonostante quest'ultima sembra a quale sasse segni di evidente non lucidità. Determinata la gravità della situazione della paziente, marito e figlia hanno deciso di proseguire il tragitto verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia a mezzo proprio, ove una volta giunti la 64enne ha riportato un arresto cardiaco di 25 secondi che ha richiesto un intervento d'urgenza al cuore per l'impianto di un pacemaker. Stabilito ovviamente, e tengo a precisare che questo è un chiarimento che richiediamo anche come consiglieri di maggioranza e ovviamente non imputiamo nessun tipo di responsabilità politica all'assessore, però certamente intendiamo avere dei chiarimenti sulla situazione, quindi interroghiamo la Giunta regionale per fare chiarezza circa quanto accaduto in merito al singolo caso sopra esposto, di appurare eventuali responsabilità da parte degli operatori della centrale operativa che hanno richiesto l'interruzione del trasporto ed eventualmente oneri a carico degli stessi operatori dell'ambulanza intervenuta per il trattamento indecoroso riservato alla paziente, e di attivarsi affinché vengano assunti i dovuti provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che risulteranno avere eventualmente delle responsabilità. Grazie Presidente. Prego Assessore Coletto. Grazie Presidente. In relazione a quanto accaduto dall'analisi delle schede del PS 118, dalle telefonate e dalle relazioni delle persone interessate all'evento, posso riferire che in data 20 gennaio 2023 la signora si recava con mezzi propri al pronto soccorso di Castiglione del Lago per un episodio sincopale con vertigini. Veniva sottoposta ad accertamenti che al momento non evidenziavano patologie di rilievo. Veniva poi dimessa con prescrizione di visita ORM effettuata la mattina successiva e holter cardiaco. Il 21 gennaio 2023, a causa del ripresentarsi della sintomatologia, chiamava il servizio di emergenza 118 che giungeva a domicilio e valutava la paziente. Si riscontrava, oltre alla sintomatologia accusata, trauma cranico minore da caduta, per cui veniva posizionato il collare, accesso venoso e presa di parametri vitali. Classificata come codice verde, lucida e cosciente, con trasporto presso il PS di Perugia. Durante il trasferimento, la centrale operativa di emergenza contattava l'equipaggio per dare indicazioni di accesso non al PS di Perugia, ma a quello di Castiglione del Lago, per continuità di cure dal momento che il giorno precedente la signora aveva effettuato accertamenti presso lo stesso luogo di cura e la mattina stessa anche la visita ORM. A quel punto l'equipaggio 118 prendeva atto della diversa decisione e la comunicava sia alla persona interessata che ai familiari che seguivano, i quali non accettavano la decisione della centrale operativa e rifiutavano il trasporto nella scheda del 118. La signora appone la sua firma sul rifiuto al trasporto, nonostante le informazioni che l'infermiere le aveva fornito sui rischi di tale decisione, intendendo condurre la paziente, classificata dall'equipaggio come codice verde, a Perugia con propri mezzi. Veniva pertanto fatta salire in auto e condotta al PS di Perugia, dove veniva accettata e gestita in osservazione breve intensiva. Presso il PS di Perugia è stata sottoposta a ulteriori accertamenti e messa in osservazione in OBI. Il giorno successivo, sotto monitoraggio cardiaco, la signora accusava un altro episodio sincopale testimoniato dal monitor, da una pausa sinusale maggiore di 10 secondi, per cui veniva deciso il ricovero in cardiologia per applicazione di pacemaker. Alla luce di quanto sopra si può affermare che in nessun modo la paziente è stata obbligata a scendere dall'ambulanza,
ma è stata decisione autonoma supportata dai familiari. Si rimarca inoltre che la scelta decisionale sulla destinazione del paziente è appannaggio della centrale operativa, che valuta sulla base di molteplici fattori clinici e situazionali. Comunque, al fine di superare questa criticità, è stato avviato con l'Urso Umbria 1 e con l'azienda ospedaliera di Perugia un audit che analizzerà meglio l'accaduto, l'approfondirà in tutti i suoi passaggi per evitare che tali eventi si ripetano. Tutta la documentazione è custodita presso la centrale operativa del 118 di Perugia. Certo è che se verranno riscontrate delle responsabilità verranno effettuate evidentemente le dovute attuazioni, attività disciplinari del caso. Grazie. Consigliere Pastorelli per la replica. Sì, ovviamente ringrazio l'assessore per la puntuale risposta, che evidentemente, assessore, non c'era lei a guidare l'ambulanza né in centrale operativa, ma alcuni comportamenti molte volte, ecco, la linea è sottile, è talmente sottile, e ringraziamo il Dio che non è successo quello che poteva succedere, perché poi magari sarebbe stato veramente doloroso, diciamo, per tutti, per i parenti e per anche noi, che evidentemente in prima linea lei, assessore, si assume delle responsabilità e delle scelte in questa regione. È evidente che la scelta del luogo, come lei diceva, è l'appannaggio della centrale operativa, ma è altrettanto evidente che molte volte il famoso buon senso andrebbe adoperato in tutti i campi. Quindi sono fiducioso che questa equipe, commissione di indagine, non so, chiamiamola come vogliamo, possa far riportare a galla quella che è la verità. Capisco e comunque ringrazio tutti gli operatori sanitari, dottori, medici, OSS e quanti più ne abbiamo, per quello che fanno giornalmente. Dobbiamo capire che cosa si è inceppato in questo ingranaggio, quindi sono fiducioso nella sua azione e magari fra un po' di tempo ci riaggiorneremo per sapere qual è stata la reale evoluzione. Grazie, assessore.